Oh, ciao e bentornati nella mia cucina, giusto? Oggi abbiamo cambiato. Oh, c'è qua anche lo chefino Michele, vero? Dov'è il chefino Michele? Oggi abbiamo cambiato le regole della trasmissione. Oggi la ricetta la fa la chef Sonia, ok? Io parlo e lei fa. Ti piace l'idea? Ok, questa situazione di disperazione. Allora, oggi cosa vogliamo fare di bello? Il pancake. I pancake, come vedete la ricetta è spontanea, immediata. Allora, facciamo i pancake, prego. Allora, cosa ci vuole per i pancake? Allora, 200 g di farina, 250 di latte, 2 uova, 30 g di olio di semi, 10 g di lievito, un cucchiaino d'aceto, un pizzico di sale. Allora, prima cosa, si montano gli albumi, poi nelle due ciotole da una parte si mettono i solidi e da una parte si mettono i liquidi e poi si mescolano. Bon, allora abbiamo preparato Ecco, tutto. sì. La ciotolina Beh, quello che il serve. bianco dell'uovo, sennò se si sporca non monta. Ah, brava, vedo che c'è tutto. Allora, due uova, perciò albume e uovo. L'emozione della telecamera, eh. Più l'emozione va che ti accanto, perché Pensavo fosse un'altra posso... No, emozione. no, no, ci sempre. Calma. Allora, si separano i tuorli dagli albumi, giusto? Sì. Benissimo. Posso dare un consiglio? Se ti, la prossima volta che fai questo lavoro qua, te metti edociotto e visine, questa, mentre Soffrire. fa tutto quel lavoro, ma comunque va bene, va bene, va bene. Proseguiamo, dai, andiamo avanti. Prepari, cosa stiamo preparando? I pancake abbiamo detto, giusto? Perché mi ha detto non farli tu perché qui ci vuole precisione, mi ha detto, ci vuole precisione. La ricetta è mia, La no, ricetta è sì, sua. la ricetta non è mia, è Ah, del Lisa, che è vabbè, trovato. vabbè. Allora a sto punto, se separi i tuorli e albumi e se mette gli Monta la albumi a neve. montare a neve, bella fissa. Va Sì. bene, parti che ne vai. Allora, pronti qua. Una volta montati gli albumi. No, vai, vai, vai. Una volta montati gli albumi. Come si fa a vedere che l'albume è montato bene? Ah, molto bene. Là. 1, 2, 3. Vai. Plaf, tutto ciò. Ah, allora l'albume non cade, vuol dire che è montato tipo cemento armato. Molto bene. Sì. Allora, Vada, vada. qua abbiamo i due tuorli. Sì. Perciò facciamo i liquidi. Sì. Ah, qui ci vuole la parte di qui. Sì. Separiamo i tuorli e gli albumi, montiamo gli albumi a neve e E poi mettiamo i facciamo tuorli e aggiungiamo il latte latte 250. con due tuorli. Oh, bene, 250. Dimmi. Si apre il cane, vai, vai. Bene. Vai. Li metto di qua così il backstage si vede meglio. Miki, guarda se hanno scritto qualcosa dentro. Olio. Olio di Semi. semi vari Abbiamo questo a casa. perché siamo in ristrettezze causa coronavirus. Quindi, però, normalmente si usa altro. Dimmi, Michele, c'è niente? Aia, nessuno scrive. 30 grammi. Se no, si usa un olio più migliore, vero? Assai. Ah, ok. Bene, bene, bene. Poi, Ecco. 3 di più. questa è una ricetta da casalinga. Sì. Niente. Un cucchiaino di aceto. Su un dolce. Qualche Sei sicuri, vero? Bene. Buono. Certo. Bianco trasparente. poi Poi. allora latte, uova, olio, aceto, Basta? basta. Adesso mettiamo qua e qua invece facciamo i solidi. Quindi ho quattro terine per farlo, vai. I Tre. tasi, Sì. perché quando andate a mangiare tutto sporca il mondo, Vada, 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 vada.
vada, mi piace. No, per carità, vada. Allora, 200 di farina. Quindi ci vuole la farina. E par, fatto apposta per voi questo. Perché? Trasmissione fatta. Da. 200 di farina, vai. Sì. Bello. Sì, bello. Due spettatori, quasi. Ottimo. 30 di zucchero. Di lievito. Va bene, cioè qualcosa contaremo intanto. Un attimo, sto concentrando. 10 di lievito. Vabbè, 10 di lievito. 10 di lievito, un pizzico di sale. Pizzico di sale, bene. Allora, su anche questi dolci ci va il sale. Molto bene. Poi? Poi si unisce. Si unisce, ci mescola quello così. Sì. E sta roba qua? Ecco la fruttina. Con la fruttina, molto bene. Qua, via. Ricordami che siamo un po' granate, mescoliamo il tutto e poi aggiungiamo la farina. Butto che metto una frusta sotto? In che senso? No, niente, una spugna sotto? No, non ti piace farlo girare. Ok. E te mescoli tutto. Certo. Quando abbiamo mescolato tutto, si aggiunge il... Perché l'altra volta che avevo l'aiutante... Tu hai avuto un fiore di farina? Allora, te metti tutta la farina intanto. Tutta la farina, sì. E dopo, quando la te... Incorporata. Tutto, si mette gli albumi e poi è pronto per cucinare. Tac! Allora a sto punto si mette dentro l'albume, si incorpora l'albume con il preparato che ti ha fatto prima con i uovi, il latte e tu, giusto? Sì. Quindi, si incorpora così un po' alla volta. Sì. Bene, questo impasto qua, siccome non è il primo impasto che fa, non è il primo impasto che te fa? No, per i pancake, questo è diventa molto spesso nel senso? Spugnoso. Alto. Ah, una bella ricetta questa. Non è la solita ciofeca crepe. Che no, senti, io non mi appiro. La solita ciofeca che ti fa. Questa diventa bella. Diventa spesso e spugnoso. E dà proprio la sensazione di quelli che te vedi in televisione. E anche nel momento della cottura solitamente il pancake non resta piccolo ma si allarga a modo crepe. E invece questo? Questo invece mantiene le dimensioni piccoline e perciò si alza il volume. Ascolta, ma niente, vuoi credere nella roba, non mi ricordo più. Ti sporco della roba, non ti fare. No, ma ti ho fatto benissimo. Scusa, sono accuse queste che mi sta dando. Le ho fatto vedere anche una cotta dopo? Certo. Ah, gente, anche la pila in fondo. Ah, allora siamo a posto. Vabbè, aspettiamo il video, dai. Aspettiamo la cottura. Certo. Mettiamo nella padellina proprio... No, ma non c'è proprio un... Un ciuffo. Sì, in maniera da sporcarla leggermente. Perché soprattutto la prima viene a ciuffetta. Ti visitava da prima. Allora. Acceniamo l'aspiratore o non serve? Sì. Non per sapere come funziona. Guarda che. Vedi, tutto l'impasto, l'è sì, però liquido. Però non l'è. Non
non è liquido come una crepe, che, è come uno yogurt. Sì, è come uno yogurt. Adesso noi facciamo così. Facciamo la prima, poi facciamo vedere anche la seconda. Come è fredda la palata, però? Vabbè, ma la prima si scalda. Ok. Vedi? Resta piccola, non si allarga. Perciò diventano belle, puoi fare belle piccole e grosse. Sembrano proprio quelle delle fotografie dei giornali. Ne delle... facciamo vedere due o tre, Sembra il brucio. Vabbè, anzi che pure le brucio. Ma c'è anche che le bruci, tu mo' un incoraggiamento. Certo, positivo. C'è la probabilità però. Non c'è la probabilità. No. E facciamo il tanto prendiamo un piatto. No, faccio io. Quando sono cotte. Guarda, guarda, guarda che stile. Opla, guarda che roba. Wow. Lo stile, lo stile. Vai, adesso, guarda qua, vedi, torna, si alza. È l'unica roba che si alza qua, ti lo dico. Come al solito, sì. E diventa bella, a parte che la sta ancora... Bella crudetta? Sì, era fredda la padella. Oh, che... Oh, saputino, perché sì. Giusto per... Vedete, faccio io. Ho capito. Bene, fai anche l'altro video. Voi ti faccio questo e l'altro lava. No, troppo lungo il tortino con no, la carota. No, domani. Oggi. Basta questo che c'era? Basta, no, domani facciamo le carotine. Dopo siamo alle 5 e mezza, semmai. Qua dobbiamo mangiare presto perché dobbiamo fare i driver line. Come i rider. I rider, bravo. Posso mangiare con le galline? 4. Saluta i nostri 4 followers. Ciao. Vai, adesso facciamo un time lapse. Guarda il colore, con cosa si mangiano questi qua dopo? Ecco, con i mirtilli, i lamponi, il sciroppo d'acero, con la marmellata di cipolle. Con la marmellata di cipolle si possono mangiare? A Michele piace andare con la marmellata, no, con la crema pan di stelle. Adesso è Ecco, appunto, adesso si è stancato. Si è stancato. Adesso Nutella. E vai per la porcugina che ne ho. Sì, infatti, per quello che ho detto. Adesso, non è proprio. Adesso, beh, questa vi è già un buono. Sì, è prima. Ma prima è come crespevi, aspetta, sì. Aspetta. Devo trovare il giusto. Abbiamo netta la pignata. No. Ma che non vedo. Te cagli da intorno. Era un moscerino. No, questo è del burro. Dai, è tutto in giro. Proviamo la seconda? Sì, la seconda la è bene, come sempre. Guarda che stile, oh. Neanche giotto. Davvero neanche giotto? È vero? No. Aspettiamo un attimo che vengono fuori tutte le bollicine da sopra. Qua non siamo a cuochi in Italia, qua siamo a cuochi Jesolo paese. Perché parlo diretto? Sì. No, ma questo parlo diretto no. Mi parlo sempre abbastanza. Perché sono qua con te? Lo sdialetto sempre io. Sì. Per poi non è neanche italiana, è vicentina, quindi. Altra categoria, capiamoci. Certo. L'abbiamo importata. L'abbiamo importata. Gli abbiamo concesso di vivere qui. Allora, tac, guarda che bella. Allora ho capito. Bello. E allora si va avanti così fino a terminare fino a tutto. Fare tutte. Bello. Che qua. Ma adesso io preparo a mangiare e va avanti qua. Sì. Marco che io preparo la toa e siamo a posto. E siamo a posto. Allora, questo è quanto? Questo è quanto. Dopo vediamo alla fine quante ne sono venute fuori con questo dosaggio. Sì, esatto. Ma una bella piletta. Una bella piletta, però adesso facciamo una cosa. Tanto sì. Ecco, lo faccio il montaggio e lo sposto. Ecco qua. Possiamo chiudere lo stesso video intanto? Sì. Aspetta un attimo. Dopo ti metto la foto. Sì, sì, dopo. No, dopo metto. Ah, sì, pure metto la foto. Aspetta un attimo. Video attivo un attimo. Perché mi ciappa a me? Dai, ciappa a te. Sì.
È l'abito. Guarda, no, per favore. Dobbiamo dire tre cose per chiudere il video. Primo, iscrivetevi. Sì. Secondo, se non vi piace, via. Se vi piace, mettete like. E se vi piace, mettete like. E come l'ultima cosa, ricordate? Siamo già come andiamo. Ciao. Che bravo, è vero.